Mi avete dato una parola magnifica che io non merito ancora, perché io credo di essere stata coerente nel percorso di vita, ma molto poco essenziale in ogni cosa nel passato. Ti faccio un esempio: avevo bisogno di 1.000 libri non ancora letti, ma che un giorno avrei letto, 1.000 pezzi di storie, di viaggio, di vita, di emozioni intorno. E così via. E ogni volta poi mi sentivo non in grado di arrivare all'essenza, perché avevo troppe cose da fare, troppe persone da incontrare, troppi libri da leggere. Oggi, però, quando sono partita con l'intervento, e avevo davanti queste 900 a 1.000 persone, mi sono detta: essenza, ricordatelo, essenza. E per me in quel momento l'essenza era umiltà, era spogliati di te stessa per accogliere la realtà che hai intorno, per impararla, per farla tua, non avere paura di essere più debole per questo. Sei comunque forte all'interno, ma la forza non sarà ciò che rigidamente ritieni sia la verità. La forza sarà evolvere, l'essenza sarà mutare senza perdere di vista la tua strada. E quindi, pensavo a San Francesco, perché c'erano quei due belli affreschi intorno nel teatro, e perché arrivando qui da Assisi, centro storico, ho fatto fermare l'auto e c'era una targa che diceva: e da qui lui camminava arrivando alla Porziuncola qui sotto. E mi sono fermata e pensavo a lui che camminava e quanto lui stava vicino all'essenza delle cose e a quanto probabilmente rideva a modo suo e non aveva paura quando andò a incontrare il Papa per farsi approvare la regola. E a quanto la sua grande forza sia stata camminare in mezzo al potere senza esserne mai influenzato o condizionato. Quindi per me essenza è avere uno sguardo giocoso e semplice, proprio perché non ho comunque paura di perdere dignità, che io affronti un potente o che io incontri Babul del kebab, ho incontrato l'altra sera e gli dico: quanto buono era, raccontami la tua storia. Perché sei qui, raccontami come sei arrivato qui. E imparavo ugualmente, o forse più da Babul che da alcuni altri potenti. Io credo che le cose accadono. Io non volevo mai arrendermi, non volevo mai. Odiavo l'idea di arrendermi, odiavo l'idea, quando ero più giovane, di riconoscere i miei limiti. Per cui nella prima fase di sconfitta c'è stato quel ciclo di cambio lavoro, di ricominciare effettivamente, per non arrendermi avevo riempito le agende a dismisure, avevo aggiunto sul lavoro, la politica, i dibattiti, le televisioni, le storie. Voglio dire, non facevo altro che drogarmi in un modo legalmente consentito, incoraggiato e permesso. E abbiamo delle fasi della vita in cui per non arrenderci mai non ci ascoltiamo. Il che non è grave, è giovinezza per esempio, è un pezzo di vita. Quando mi è ricapitato un altro pezzo di dover ricominciare, io ho imparato a potare glicine e a potare le rose selvatiche. Di nuovo, io avevo considerato sempre idiota fermarsi a pensare. Cioè, io ero una che riempivo la guida di telefonate, perché non ero capace di fermare i pensieri, mai. E pensavo che ogni pensiero durasse più di 50 secondi e non arrivasse una sintesi, era sbagliato. E invece ho imparato a fare silenzio dentro di me. E questa era la mia risposta all'arrendermi. Però volevo dirti, ti capita, e se non ce la fai da solo, la storia o la vita o Dio, come preferisci chiamarlo, te lo fa cadere. Per cui chi è che diceva no preoccupe? No preoccupe, tanto capita, no? Mamma mia, tante volte, oppure ti accade
di arrenderti al mattino e poi 2 ore dopo di rivedere la luce, no? È come quando la nebbia al mattino ti si scioglie e poi compare una luce strana, nuova. Che bello. Succederà una fase drammatica prima, cioè i prossimi 3-5 anni saranno spaventosi. Se vuoi delle previsioni sull'indice di disoccupazione, sarà una curva che crescerà violentemente, crescerà in tutto il mondo occidentale, ma da noi crescerà di più, perché la nostra è un'economia più fragile e si riproietterà in particolare sulle categorie più deboli, a partire dai giovani, e sulle aree più deboli del paese. Sarà fortemente polarizzato e saranno 3-5, potrebbero essere 6, posso sbagliare di un anno il ciclo, ma a partire da questo sarà come la carestia che accade in Irlanda nel ciclo intorno, non ricordo se era, è stata tra il 1848 e il 1865, ma non ricordo se era fine degli anni 40 o 50. Scusa, posso sbagliare di un decennio, per cui non vorrei dire idiozie. Ma quando accade la terribile malattia delle patate, i raccolti di patate che erano il cibo base degli irlandesi si dimezzarono. Fu una crisi spaventosa, ma gli irlandesi cominciarono a emigrare da lì in poi, negli Stati Uniti. E a partire da questo ceto di cambiamento, in parallelo si creò una borghesia che ebbe poi il coraggio di ribellarsi al dominio inglese. E accadde così la nascita della Nuova Irlanda. Perché solo dalle fasi di paura e di sconfitta, anche storicamente nel nostro paese, potrà nascere un cambiamento. Quello che io spero è che gli eredi dei ricchi, che però hanno fatto partire le fabbriche nella prima generazione, ma non sanno cavalcare il cambiamento, non sappiano e non possano loro detenere la ricchezza e vivere di rendita, che è un rischio. Un rischio. Non diremo dove e come di nuovo per decoro, ma nelle ultime settimane, poi dopo ti spiego, ho incontrato un padre bravo, ricco, potente, industriale, imprenditore, arrivato a fare cose grandi, ha quotato in borsa, eccetera. E quando gli ho detto: "Scusa, tuo figlio che sta entrando in università?" "Ah no, me lo tengo con me, me lo porto a Milano." Io ho detto: "No, fallo volare." "No, ma mi fa compagnia." Però scusami, ho detto, abbi pazienza, un conto è il tuo problema umano, no, di avere un figlio con te, e un conto è il regalo che puoi fargli, che è una formazione spalancata, che non sia la proiezione della tua storia, perché tu gli stai facendo studiare le tue stesse cose e in questo modo lo stai, come dire, limitando, non lo stai facendo volare oltre. "No, ma è immaturo." A maggior ragione. Fallo, mettilo nella vita, mettilo nel mondo. No, non può vivere come il ricco figlio di. E questa è l'Italia del futuro che mi fa paura, ma in parallelo vedi infinite meravigliose storie. I deboli mettono delle pezze, coloro che hanno paura del cambiamento. Io metto pezze solo quando smetto di amare e di lottare. Cioè, ho imparato che è come quando ci abbiamo tutti la prozia anziana con cui non è il caso di confliggere, perché la prozia tu dici: "Lasciala lì, perché darle dolore, c'ha 83 anni, lasciala serena." Ok, la stessa cosa a me accade quando smetto di. Quando invece amo, che sia un'azienda, che sia un manager, che sia un'amica, un amico, una situazione, io cambio. Cambio, ma di nuovo l'esame che mi faccio è: ma io sto dicendo queste cose, o facendo queste cose per affermare il mio potere o perché voglio il suo bene? Se voglio il suo bene, se sono capace di farlo, come dire, commuovendomi in mezzo, allora vale sempre la pena di cambiare tutto. Subito, adesso, stanotte, domani è già tardi. Giorno per giorno. Credo di avere ereditato molta libertà e molto coraggio. Devo dirti, da mia madre con cui ho un rapporto drammatico. Cioè, la cosa strana della vita è che non li erediti spesso da coloro con cui ti identifichi.
Cioè, non è fatto tutto di roba buona. Io ho una madre pazzesca in questo, che però non mi ha mai stimata, apparentemente. Capisci? Però lo so che l'ho preso da lei. L'ho prese tante cose da lei. Mia madre è un medico che crede alla medicina pubblica, che è stata primario molto giovane, che ha rinunciato a fare il primario quando nasceva la quinta figlia, per cui capisce tutta una storia bella di ricerca, di sconfitte, di errori, di ricominciare. È una neonatologa, ha perso due bambini viventi e quindi perdeva e poi aspettava me, in parallelo ne adottava un altro, un'immensa storia di coraggio, coraggio, no? Perché vengo da questa storia qui, che però è una storia di un'eredità meravigliosa, ma in parallelo di infiniti scontri. La stranezza della vita non è mica un percorso lineare. A volte ti accorgi di avere preso da quelli che ti facevano soffrire in quel momento, no? Quante volte? E nel farlo ti forgiavano coraggio. Non da quelli che ti accarezzavano e ti blandivano. Che meraviglia questo casino meraviglioso, cioè. Poi il coraggio l'ho preso dalla fede, dall'affidarmi. Venendo da una famiglia di atei totali che mi esoneravano da religione a scuola, io a 10 anni ho chiesto di essere portata qui. Come regalo dei 10 anni. Avevo scoperto San Francesco nei lupetti, sono i lupetti, gli scout giovani. Avevo fatto un campo su San Francesco e lì ho cominciato a imparare. Per cui è strano, no? Poi non ho più mollato. Quando avevo difficoltà di rapporti con la Chiesa, però San Francesco c'era, accidenti se c'era. E lui non ha mai avuto paura.